Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo unboxing. Oggi un unboxing diverso dal solito, ma come avrete intuito dal disegno è un unboxing di una e-bike. Ho deciso di acquistare questa e-bike perché secondo me mi potrebbe venire molto utile. Fino adesso le ho sempre noleggiate quando vado nelle piste ciclabili che ci sono qua nelle mie zone, cioè sul fiume Adda, in Valsassina, in Valtellina, questi posti dove ci sono queste ciclabili molto lunghe, in posti molto belli. Quindi approfitto di usare una e-bike insieme ai miei droni, nel senso che di solito noleggiavo le bike per poi andare a far volare uno dei miei droni in questi posti fantastici lungo queste ciclabili. Quindi adesso ho deciso di provare ad acquistarne una richiudibile per poter avere la possibilità di metterla nel baule della macchina, ovviamente. Quindi adesso facciamo questo unboxing di questo modello della Argento, una marca comunque italiana con un progetto italiano, e vediamo com'è, perché comunque lo sto aprendo per la prima volta adesso con voi, non ho ancora aperto la scatola, il corriere me l'ha consegnata oggi. Quindi adesso facciamo l'unboxing di questa Argento Piuma, dove c'è scritto qua Piuma. In teoria dovrebbe pesare intorno ai 22 kg, quindi tra virgolette di facile trasportabilità sulla macchina. Piuma perché diciamo, sebbene è una bici che ha le ruote da 20 pollici, quindi una dimensione abbastanza grande, ho preferito acquistarne una con le ruote da 20 pollici e non da 16 per avere, diciamo, un range di utilizzo maggiore, perché comunque non è che la devo usare in città, e usarla nei posti dove devo andare io, secondo me è meglio avere delle ruote da 20 pollici. Piuma perché pesa circa 20-22 kg, adesso non mi ricordo di preciso, ma mi sembra 22 kg. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, apriamo questa Argento Piuma. Taglierino. È caduto un pezzo. Via. Altro pezzo, via quello. Allora mettiamo giù un attimo qui il taglierino e proviamo a tirare fuori qua, riusciamo, non ci sto riuscendo. Non esce. Proviamo a togliere il polistirolo. Allora, riproviamo. Non esce! Ma cazzo, non me la sto facendo! Non ce la sto facendo! È che non voglio rompere la scatola, perché nel caso c'è qualcosa che non va bene, la devo restituire, la scatola dovrebbe essere integra. Quindi, riproviamo. Ecco! Ce l'abbiamo fatta! Un attimo! Posto a testa, caduta pure la chiave a brugola. Ok, non so cosa sta toccando. Ah, quello che la tiene, c'è come una specie di cavalletto che dovrebbe tenerla su anche da chiusa. Allora, la bici da chiusa è questa. Sì, nel baule della macchina devo dire che ci dovrebbe stare molto bene. Come vedete, abbiamo perso un altro pezzo di spugna. Adesso ci sono milioni di fascette da tagliare. Ok ragazzi, aspettate un attimo che vado a recuperare una forbice per tagliare le fascette. Ho recuperato la forbice, quindi adesso proviamo a tagliare un po' di fascette. Una, due. Come vi dicevo, ho preferito questa bicicletta perché vedete che ha le ruote da 20 pollici e non da 16, cioè le ruotine quelle piccoline, perché comunque per l'utilizzo secondo me sulle ciclabili molto lunghe, di montagna o comunque sui fiumi, è meglio rispetto a quelle con le ruote piccoline, perché comunque secondo me quelle con le ruote da 16 pollici sono più idonee per l'utilizzo in città. Quindi credo di aver tolto almeno tutte le parti che servono. Non è vero. Allora, ma abbiamo queste che coprono il manubrio. Ok, tanto butto tutto dentro lì a caso.
qua un'altra pancetta, via. Adesso vediamo, provare ad aprirla. C'è questa mega fascetta, no, non c'è la fascetta, via anche questa. Dopo togliamo tutte le altre cose, intanto proviamo solo ad aprirla per vedere la praticità. Ah ok, qua c'è il gancio che ovviamente ho chiuso dentro. Andrea è veramente furbo. Allora, sto cercando di capire come sta il gancio. Ah ok, questo si tira su, giù. Ok, praticissimo, adesso che ho capito come funziona, molto pratico l'aggancio, dopo magari ve lo faccio vedere da vicino. Poi il manubrio, anche questo vediamo come si aggancia. E vi stavo dicendo che ho preferito questa per quei motivi lì, e soprattutto perché davanti comunque ha le sospensioni, quindi utile nelle strade magari un po' sconnesse o meno. Quindi aspettate che adesso tento di agganciare il manubrio. Ovviamente sono un po' impedito perché lo sto facendo anch'io per la prima volta, non l'avevo ancora fatto. Ah, ma tutto qua, basta solo spingere, io stavo lì a complicarmi la vita, bastava spingere. Adesso alziamo la sella. No, così magari anche troppo. Ok. La batteria permette un utilizzo fino a 80 km, diciamo che 80 km ovviamente non in modalità di utilizzo intenso, nel senso di sistema di pedalata assistita, però mi sembra che arriva fino a 50 km se si utilizza intensamente, praticamente con la pedalata assistita al massimo arriva fino a 50 km, quindi per me più che sufficiente, perché la batteria comunque monta la batteria della Samsung da 36 volt 10,4 A, e vi ricordo ancora che è della Samsung, quindi di qualità. Infatti vedete che bella batteriona che c'è, per quello che poi dà un'autonomia di così tanti chilometri. Per sfilare la batteria mi sembra che bisogna piegare la sella così, qua abbiamo la levetta e questa vedete che si sfila e qua abbiamo la batteria. Questo devo dire molto pratico, okay, così. Sella riagganciata, ok. Poi un altro motivo per cui ho acquistato questa bicicletta è che c'ha i cambi, ovviamente adesso ve la giro così la vedete meglio magari, ok. Allora, ha il cambio dietro da 7 rapporti, quindi molto utile ovviamente se la si utilizza non solo in città, quindi se si utilizza in posti dove ci sono un po' di salite, un po' di discese o cose del genere, il cambio ci vuole ovviamente. Un'altra cosa per cui mi è piaciuta molto è che ha i freni a disco sia dietro che davanti. Nella batteria vedete c'è disponibile una presa USB per la ricarica dei nostri device, telefoni o cose di questo tipo, quindi può ricaricare qualsiasi cosa, nel senso usandola come power bank ovviamente. E poi qua abbiamo diciamo, tutto quello che ci permette di controllare la bicicletta ovviamente. Abbiamo la possibilità di abbiamo tre tipi di assistenza, quindi low, medio e high, cioè poca assistenza, media assistenza, molta assistenza alla pedalata. Qua abbiamo quattro led che ci indicano la carica della batteria e qua abbiamo diciamo il pulsante on off che ovviamente attiva o disattiva la pedalata assistita, e qua abbiamo il pulsante light che ci permette di accendere o spegnere le luci anteriori e posteriori di questa argento piuma. Adesso vado per farvela vedere tutto il suo splendore, vado a rimuovere tutte le fascette. Ok, c'è un altro biliardo, non ce la sto facendo neanche a togliere questa. Ok,
quanti ce ne... c'è 1,5 miliardi di fascette e protezioni su sta bicicletta. Tagliamo anche le fascette dei pedali. Ok, abbiamo tolto tutto quasi. Quella che copre la luce. Ok, adesso abbiamo tolto tutto. Questa è la nostra e-bike Piuma in tutto il suo splendore. Ok, una cosa che manca da guardare è il caricabatterie, ovviamente, che non ho ancora visto. Ah, ok, c'è la scatoletta. Ok, ecco qua. Questo è il caricabatterie. Quella madonna che bestia. Questo è il caricabatterie con la presa che si dovrebbe collegare qua, penso proprio qua, non so come sia questa cosa. E... ok, qua è dove si attacca un bello sventolone di alimentatore, ma che cavone, veramente un bel cavotto per ricaricare questa Argento Piuma. Quindi mettiamo via anche l'alimentatore. Qua abbiamo un campanello che funziona, devo dire, bene. Il classico campanello sembra quello della bicicletta di mia figlia, della verità, di 4 anni. Niente di che. Le manopole sono fighe perché sono fatte tipo di pelle cucita, devo dire, molto bella. La sella sembra molto molto morbida, quindi secondo me non dovrebbe fare venire male al sederino. Una cosa che tanti mountain bike ovviamente fanno. Quindi adesso provo un secondo a sedermi e devo dire che tanta roba. Aspettate che tiro fuori i pedali. Uno e due. Devo dire che come impostazione di pedalata non sembra male. Sono le gomme un po' sgonfie, probabilmente sono un po' da gonfiare, giusto un pelo. Quella dietro praticamente sembra buca. Quindi ragazzi, questa era solo una prova di unboxing, ovviamente non era una recensione. Adesso poi la proverò e magari ve ne parlerò meglio in un video più dedicato, per capire adesso quando la provo come va, come non va, se è pratica, che difetti ha o meno. Intanto, se vi interessa, vi lascio il link in descrizione se volete andarla a vedere su Amazon. Quindi ragazzi, se questo video su questa Argento Piuma vi è piaciuto, o meglio, se questo unboxing di questa Argento Piuma vi è piaciuto, lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!